Sapendo che un anziano sta solo, andiamo a fargli una visita, qualche servizio in casa per, di pulizia. Queste opere missionarie molto molto importanti ed è più efficace perché colpisce il cuore, perché riempie quel cuore vuoto, perché è un linguaggio comprensivo da tutti, linguaggio più che l'altro, tutti capiscono, quello della considerazione, dell'affetto, della stima. Vedete quante cose che dobbiamo imparare noi? Noi, fratelli e sorelle, dobbiamo essere come gli apostoli, missionari della parola di Gesù. Ma prima di dirla agli altri, come ne ha fatto gli apostoli, dobbiamo ascoltarla noi, conoscerla noi, viverla noi e poi la possiamo offrire anche agli altri. Ma se non la conosciamo, se non la viviamo, che cosa possiamo donare agli altri? Doniamo quello che siamo. Povera gente, come con tanta povera gente. Allora cominciamo da oggi, riempiamo il nostro cuore della presenza di Gesù e facciamo come San Pietro, quest'atto di fede, di amore. Dice: io non ho niente, sono misero, sono un povero peccatore, però quello che ho te lo do, ti faccio un poco di compagnia. Sarebbe una cosa bellissima, sarebbe. Ti faccio un poco di compagnia. Sarebbe un atto misericordioso, bellissimo. Cominciamo, fratelli e sorelle, allora dalle piccole cose. Sia lodato Gesù Cristo.